I magi vedono la stella, camminano e offrono doni. Vedere la stella è il punto di partenza. Solo i magi hanno visto la stella, forse perché in pochi avevano alzato lo sguardo al cielo, spesso. Infatti nella vita ci si accontenta di guardare per terra. Bastano la salute, qualche soldo e un po' di divertimento. E mi domando, noi sappiamo ancora alzare lo sguardo al cielo? Sappiamo sognare, desiderare Dio, attendere la sua novità? O ci lasciamo trasportare dalla vita come un ramo secco dal vento? I magi non si sono accontentati di vivacchiare, di galleggiare. Hanno intuito che per vivere davvero serve una meta alta e perciò bisogna tenere alto lo sguardo. La stella di Gesù non accecca, non stordisce, ma invita gentilmente. Possiamo chiederci quale stella scegliamo nella vita. Ci sono stelle abbaglianti che suscitano emozioni forti, ma che non orientano il cammino. La stella del Signore invece non è sempre folgorante, ma sempre presente. Emite. Ti prende per mano nella vita, ti accompagna. Non promette ricompense materiali, ma garantisce la pace e dona, come ai magi, una gioia grandissima.